Ciao pezzenti, sono Ruby Rust, a.k.a. Chiara del canale Orion, a.k.a. smettila di fare video su YouTube e trovati un lavoro vero. Oggi siamo qui perché tipo 3 mesi fa avevo detto che avrei risposto alle vostre domande e invece non l'ho fatto. Quindi rimediamo. Cosa hai pensato la prima volta che hai visto Gian? Oh guarda, un essere della mia stessa specie, potremmo accoppiarci. Cosa ti ha dato l'ispirazione di essere una doppiatrice? Direi che in pratica un giorno mentre ero al liceo e stavo parlando con le mie amiche e mi facevo gli affari miei, ho sentito qualcuno che diceva: ah certo, però che Chiara ha proprio una voce da gnocca se non la si guarda. E così ho detto: ehi, perché non approfittarne? Potrei fare la doppiatrice così nessuno mi deve guardare ma penserà comunque che io sia carina. When you try your best but you don't succeed. Vabbè, a parte questo simpatico aneddoto, in realtà mi è sempre piaciuto recitare, però mi rendo conto appunto di non avere la faccia e la tutta roba adatta per fare l'attrice. Come forse avrete potuto intuire, non è che vada esattamente d'accordo con il mio aspetto e quindi l'idea di recitare di fronte a una camera non mi mette esattamente a mio agio. Avendo la possibilità di recitare senza appunto essere legata al mio aspetto fisico, ho detto perché non provarci? Mi piace in realtà anche proprio l'idea di base di non essere legata al mio aspetto, perché è una cosa che condiziona molto i ruoli che potrei interpretare, mentre nel doppiaggio, essendo soltanto una voce, potrei interpretare ruoli molto più disparati. Puoi fare la bambina, l'adolescente, l'adulta, la vecchia, il cane, l'animale, l'oggetto. Hai davvero davvero uno spettro di possibilità molto più ampio ed è una cosa che mi affascina semplicemente. Che palle parlare di cose serie, fatemi altre domande. Come mai hai atteso così tanto tempo prima di apparire di fronte a una telecamera? Ecco, appunto, come dicevo, non è che abbia mai avuto proprio un rapporto idilliaco con il mio aspetto. Per cercare di spiegarvi il motivo per cui non mi sono mai fatta vedere, in una maniera abbastanza comprensibile, credo, direi che volevo evitare l'effetto Kylo Ren. Immagino abbiate visto tutti l'ultimo Star Wars. Per gran parte del film non si vede la faccia di Kylo Ren, il che ha creato una certa aspettativa. Tutti quanti si chiedevano: oh, chissà che aspetto avrà Kylo Ren. Poi si toglie la maschera e tutti... Ok. Ed è quello che temevo. Visto che tutti quanti comunque si erano fatti una determinata idea di me e una certa aspettativa su come dovevo o potevo essere, non ero pronta a sentirmi dire: ah, ti credevo meglio. Non mi avrebbe fatto bene, psicologicamente. Molto semplice. Luca Shepard, bel nome, chiede: farai qualche gameplay su Mass Effect, Dragon Age o comunque qualche video legato ai videogiochi in generale? Sei bravissima. Sì, in realtà pensavo di fare qualche gameplay. Ora non so se li farò sul canale o più probabilmente farò dei gameplay su Twitch e poi farò tipo un montaggio, un supercut da caricare sul canale. E pensavo anche di fare dei video di approfondimento della lore, sperando che ci sia qualche malato come me che li guardi. È mai successo che ti abbiano riconosciuto in giro per via della voce? In realtà no. Cioè, mi è capitato che mi riconoscessero, ma semplicemente perché ero a fianco a Gian, quindi sai, riconosci Gian e fai 2 più 2. Ah, ma quindi tu sei Chiara. E ogni volta ero tipo... oh merda, cosa devo dire? Cosa devo fare? Ah sì, piacere! Sono molto imbarazzante dal vivo. Sono molto imbarazzante anche in video, lo so. Scusate. Come si chiama la canzone a fine video? Ho notato che la state apprezzando parecchio, buon gustai. E in realtà è uno spezzone tratto da una serie TV che si chiama Brooklyn Nine-Nine. Ed è la serie TV il cui protagonista è Andy Samberg, che è uno dei Lonely Island. Sto facendo troppi nomi, probabilmente non avrete capito un cazzo. Comunque, perché siete stupidi? Chiara, non trattare male i tuoi utenti, poi si disiscrivono! Non è vero, so che vi piace essere insultati, merda. Comunque, è questo spezzone, adesso ve lo faccio vedere perché così potete tutti quanti apprezzarlo. 2, 3, 4! Se avessi 3 desideri, quali esprimeresti? Allora, la parte di me sana di mente direbbe cose del tipo: vorrei essere ricca, in salute e la pace nel mondo. Ma visto che la parte malsana di me solitamente prende il sopravvento, credo che chiederei che Garrus e Solas diventassero reali e che si innamorassero follemente di me!
come terzo desiderio, la pace nel mondo. Quanto ti senti aesthetic da una sad boy? Così. Altre domande. Ci pensi mai a come sarebbe davvero vivere una relazione amorosa con un alieno? Sì, sempre, sarebbe meraviglioso. Lo squadrone della morte esiste davvero o è tutto un complotto massonico? Non sono autorizzata a divulgare queste informazioni. In ogni caso, sì a entrambe le domande. Cosa ne pensi degli extraterrestri? Che spero che siano sexy. Mai fatto un sogno stranissimo? Sicuramente sì, ora non mi viene assolutamente in mente. Però l'ultimo sogno strano che ho fatto riguardava dei pappagalli, perché io sono un'appassionata di pappagalli. E ho sognato che ero a questa fiera dove c'era una tizia col banchetto che aveva un pappagallo e mi diceva: dai, prendilo sul braccio! E io ero tipo: ah, è il giorno più bello della mia vita! Fatemi una foto, vi prego! E qualcuno che era con me lì prende, mi fa la foto e il pappagallo si gira e mi fa: se la metti su Facebook ti ammazzo! Fine. Chiara, ti piace la Terra? A me non fa impazzire. Come grafica, top. Come gameplay, e le mappe e le quest sono un po' ripetitive. Non vorrei essere indiscreto, ma vorrei chiederti se potessi parlare un po' in generale del tuo trascorso al di fuori della parentesi doppiaggio. Studi, passioni, progetti, hobby? Ammetto che la curiosità mi è nata girovagando per il tuo Tumblr. Oh, cazzo. E qui nasce un'altra domanda esistenziale. Che problemi hai con Solas? Io non ho problemi con Solas. E Solas che ha problemi con me. Come with me, Venaz. No! Perché mi hai lasciato? Allora, per quanto riguarda gli studi, io ho fatto il liceo scientifico e poi mi sono laureata in cinema al DAMS di Torino. Passioni? Solas. Progetti, hobby? Non lo so, è sempre strano quando la gente ti fa queste domande, tipo: parlaci un po' di te. Mi sento così banale, no? A dire le solite cose, tipo: mi piace disegnare, mi piacciono le serie TV e poi mi piace giocare ai videogiochi. Però è vero, mi piacciono tutte queste cose, quindi who cares? Questa è una domanda bellissima. Se potessi descrivere la tua vita con 3 meme, quali useresti e why? Allora, meme numero 1. Quello che trovo che mi rappresenti più nel profondo è il tipo che piange in pigiama davanti al computer. Mi parla a livello spirituale. DOS. La vignetta del cane in mezzo alle fiamme che fa: this is fine. Terzo. Ok, non è propriamente un meme, però c'è questa vignetta che mi descrive perfettamente. Tipo, sono io, il mio processo creativo. Quindi sì, direi questi 3. E basta, credo di aver risposto ad abbastanza domande. Scusate se non ho risposto a tutti quanti, ma ce n'erano tante, io non ci voglia. Spero che siate soddisfatti, scusatemi se sono sempre così awkward. In ogni caso non ho una chiusa, quindi vi dirò il mio consiglio del giorno. Siate sempre voi stessi, così nessuno vi amerà mai. Grazie! 2, 3, 4! No, mi stavo facendo gli affari miei. Oh. Chi è? Pronto? Ciao! Ciao Silvia! Ciao Silvia! Tu lo vieni? Tu lo vieni ovviamente. E quindi, non c'ho una chiusa.